Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Atena, dove vai? Torna dentro. Vabbè, ho preso un cucciolo, da come si è potuto, diciamo, capire negli ultimi miei video qua sul canale. E questo implica che ovviamente ci sia bisogno di molta più igiene, molta più attenzione alle pulizie e tante altre cose. Stamattina mi sono svegliata, ho fatto colazione già e ho steso i panni che avevo lavato ieri sera in lavatrice. Poi mi è venuto in mente, ho detto, ma perché non facciamo un bel vlog di questa giornata? E niente, quindi sono qui per farvi vedere cosa faccio oggi. Sono le 9:30 di mattina, appunto ho già fatto colazione e steso i panni e ho tolto tutte le cose dalla mia camera, guardate. Perché devo lavare i pavimenti. Purtroppo la mia camera non è super illuminata perché ho il finestrone, però insomma poi ho messo un sacco di robe lì che erano sulla sedia, che ora è lì. E niente, lavo la camera e poi ci vediamo dopo. Vieni, su, brava. No, vieni, devi salire su. Sì, ti aiuto io. Lo so che non c'è più la scaletta, l'ho spostata fuori. Vieni che ti aiuto io, scema. Oplala, mi raccomando, è la brava e non scende soprattutto. Se mi vedete con gli anfibi sotto il pigiama è per il fatto che praticamente ho messo tutte le mie ciabatte a lavare, dimenticandomi che stamattina avrei dovuto usarle. E quindi, brava Marina. In realtà ho già lavato ieri sera, però cerco di lavare i pavimenti ogni mattina perché comunque Atena ancora è cucciolo e quindi per evitare infezioni o altre cose è meglio tenere tutto pulito. Sul letto solo quando appunto aspetta, ti tiro giù io, puoi scendere, però non puoi leccare il pavimento, non lo puoi leccare. Vieni qua, vieni, vieni che ti faccio scendere, vieni. Solo perché ogni volta che esce che entro da fuori io le lavo le zampette con le salviettine per cuccioli e anche il culetto, perché appunto è cucciola, quindi magari si rotola nello schifo e quindi la lavo per bene con queste salviettine che sono appunto per cuccioli e sono delicate, in modo tale da pulirla per bene e poterla far salire sul letto, perché altrimenti non la farei mai salire perché mi fa abbastanza schifo il fatto che calpesti fuori, quindi entri dentro e salga sul letto. Quindi anzi, la veterinaria quando l'ho portata mi ha detto che profuma sto cane, ma effettivamente è così. Aia, ah, ah. Perché le salviettine sono il cocco e lei profuma di cocco, o no? Ah. Apriamo la porta così facciamo entrare l'aria e la proppetta la mettiamo sul divano. Comunque per me è comodissimo perché, guardate, cioè io ho il giardinetto, quindi non serve nemmeno che io le metta il guinzaglio, lei viene fuori tranquillamente, si fa il suo giretto, poi quando entro ovviamente appunto le pulisco le zampe e le passo le salviettine e niente, fa quello che deve fare senza il bisogno che io insomma la porti proprio con guinzaglio in giro. Però io adesso devo studiare, come facciamo? Brava! Raga, è la prima volta che sale da sola sul divano. Aia, 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 Atena, aia. Gioco con questa. Stai qui. Allora, io adesso faccio asciugare il tutto. Poi rimetto a posto le cose. Ah, intanto porto questo in bagno.
Questo lo rimettiamo sul letto. 24 hours later. Vieni! Sistemato. E qui c'è Bess. Parlare con te, yeah! Bess, saluta le persone del mio canale. Ciao a tutti i follower di Marina. Per più video seguiteci qua. Torna a fare i step, vai. Torna a fare esercizi fisici. Ah, giusto, devo anche metterti la traversina io. No, Athena! Non devi mordere la reflex. Ah. Acqua e croccantini. Athena, e io adesso vado a studiare. Non sarà facile. Comunque sto facendo ecologia io, perché la sessione estiva sta arrivando. Oh mio Dio, hai perso le parole. Athena, vieni qua, cantiamo insieme. Io mi sa che vado a studiare in camera. Guarda che giochino ti ha costruito la mamma. Dove vai? Dove vai, Athena? Tra un po' inizierà a piangere perché vorrà salire sul letto e non potrà perché non ha lo step. E quindi ce la devo mettere io. Laggiù c'è la traversina per quando la notte deve fare i bisogni, perché ovviamente essendo un cucciolo ancora non si sa proprio dare degli orari. E niente, io sono qui che studio. Mi sono trasferita in camera perché lì c'era Bess che cantava e non riuscivo a studiare. Giustamente ero in cucina, quindi ero io quella sbagliata. E adesso sono qui, bella tranquilla, a studiare i compartimenti abiotici di ecologia. Studiare con disegni. Ah, si è svegliata! Vi volevo appunto dire che la piccolina stava facendo un pisolino, ma ha sentito la mia voce e si è svegliata. Però adesso mi sa che si abbiocca di nuovo. E infatti, dopo un'ora e mezza di studio ci vuole un po' di pausa con Athena. Vieni, vieni. Athena, no, la reflex no. Ah. Oh, poverina. Sei una cicciona. E la troviamo un fidanzato. No, che fidanzato? No, non esiste. No, fidanzatino piccolo. No, non esiste il fidanzatino per te, è mio. E mamma, come sei gelosa. Tu hai Romolo. E che c'è? Pure lei deve trovare un Romolo. No, non deve trovare un Romolo.
Aggiornamento, ho raccolto i panni da fuori perché erano asciutti e adesso li metto a posto. E Atena sta giocando con quelle ciabatte che erano mie, però adesso gliel'ho tagliuzzate e gliel'ho regalate. È felice, raga, dopo che dorme è sempre felice. Atena! Dai! Devo mettere a posto le cose, Giota! Non possiamo giocare! Sono le 12:27 e quindi io mi vado a preparare la pasta. Oggi ho proprio voglia di pasta. Mi sa che mi farò una pasta tipo cacio e pepe, ma invece del cacio metterò il parmigiano perché non ho il cacio. E fra l'altro mi piace molto di più il parmigiano. E sarebbe tipo una pasta in bianco, però molto più buona. E quindi adesso... Cosa c'è? Quindi adesso la preparo. E niente, poi si conclude la mia morning routine. Comunque... Sapete cosa? Mi devo lavare anche i capelli, però sono già le 12:30, quindi facciamo una cosa, mangio, me li lavo e poi continuo a studiare. E lei continua a seguirmi sempre, anche quando mangio, inizia a piangere perché vuole il mio cibo, ma ovviamente io devo resistere, sì, proprio di te sto parlando, devo resistere e non farglielo mangiare. Dove vuoi andare? Vuoi uscire? Forse deve fare qualche bisognino, prego signorina. Mi sa che tra un po' piove. Vi faccio vedere come preparo la mia super pasta, che poi è la cosa più semplice del mondo. Quindi, acqua a bollire. Ho messo la Reflex in una posizione strana per poter farvi vedere. Si prende un bicchiere, si apre il parmigiano, oh, non cadere, e si mette, diciamo in maniera generosa, il parmigiano nel bicchiere. Si aggiunge un goccino di latte e un bel po' di pepe. Allora, io esagero col pepe, quindi non dico che ne vada messo così tanto, però se si chiama cacio e pepe, anche se non c'è il cacio. Si gira il tutto con una forchetta e si deve fare praticamente questa tipo pappetta. Ecco, vedete? Gli metto il mio meraviglioso composto, giro piano piano. Ripeto, questa è una pasta in bianco, quindi non potete aspettarvi la pasta al forno. Formaggio in abbondanza. Ecco il mio meraviglioso piattone di pasta. E anche un bel po' di olio a crudo. Che quindi poi è un piatto super gustoso, vi giuro, proprio buonissimo. A me piace da morire. Oh cacchio, forse ho messo un po' troppo d'olio. Però è super sano, perché alla fine c'è parmigiano, pepe e olio nemmeno cotto, perché è crudo. Quindi, ora mi pappo questa pasta buonissima, lei ovviamente è qui. E niente amici, la mia morning routine si conclude qui, anche se in realtà devo fare un casino di cose, ancora sono solo le 12:30, però niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e presto ci saranno nuovi video con Atena. A proposito, vorrei aprire un canale solo per Atena, cosa ne pensate? Fatemi sapere. In ogni caso, vado a mangiare e niente, ci vediamo presto su questo canale, ciao!